Ciao amici e buon carnevale a tutti. Noi il nostro carnevale lo festeggiamo con Conad. E anche oggi la nostra spesa la facciamo a Pescara da Conad Agape in via Tiburtina. Carnevale, e quale migliore occasione per chiedere ai nostri chef di realizzare qualcosa che sia proprio tipico di questa festività. Cucù! Acquistiamo delle uova scegliendo assolutamente il marchio Conad. Io, lo sapete amici, oramai sono appassionata di prodotti biologici a tutela della nostra salute. Amici, sto cercando un prodotto che mette allegria e che sa di carnevale. Le codette di zucchero, andiamo a cercarle. Eccole, stupende, colorate e sanno di carnevale. Eccoci amici, ci siamo con la spesa di oggi. Oggi ci aspetta la ricetta di carnevale. Andiamo! Amici, ben ritrovati anche nella nostra cucina. Oggi è carnevale e noi vi proponiamo un menù a tema. Insieme a me c'è Antonio Di Giovacchino, chef del ristorante Fontartana di Picciano. Ciao Jennifer. Antonio, io oggi voglio una ricetta che sia dedicata al carnevale. Quindi ho comperato delle uova e delle codette perché voglio chiederti di realizzare uno dei dolci tipici di questa festività. Castagnole. No. Le castagnole di carnevale. Sono ottime da mangiare. Assolutamente sì, sono tanto apprezzate dai bambini. Ricordiamo, insomma, carnevale è una festività dedicata ai più piccolini, ma anche agli adulti, insomma a tutti coloro che in qualche modo vogliono divertirsi travestendosi, anche semplice da realizzare. Assolutamente sì. Allora, vai Antonio, spiegami bene come si realizza questo dolce. Praticamente gli ingredienti sono questi, Jennifer. Io il composto già me lo so preparato, perché dopo devi riposare una mezz'oretta, un'oretta in frigo per dare il tempo allo zucchero di sciogliersi. Ok. E il composto di amalgamarsi un po' e si riposa. Praticamente, allora, gli ingredienti sono 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di, facciamo l'olio praticamente, le misure le facciamo tutte a cucchiai. Ok, perfetto, comodissimo. 3 cucchiai di uso casalingo. Ok, assolutamente sì, i nostri telespettatori insomma saranno contenti di questa dose semplice. Praticamente, allora, 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di olio, 3 cucchiai di liquore e poi mettiamo mezza bustina di lievito praticamente quello per i dolci. Okay. E dell'arancio, buccio d'arancio grattugiato. E la farina sempre 3 cucchiai? E la farina è quello che basta, no, praticamente dobbiamo realizzare questo composto. La consistenza cremosa, alcune cose non vanno pesate, ci si regola, certo. Poi sulla frittura, perché questa è una cosa che fa fritto. Okay. Allora, carnevale, i prodotti di carnevale sono tutti grassi. Il fritto. E ogni tanto ci sta, dai, poi insomma con questo freddo. Poi facciamo 2 versioni, facciamo una versione un po' più, diciamo, una versione un po' più tradizionale con la Kems e lo zucchero. È una versione un po' più nuova con cioccolato bianco e Monperiglia che è colorato per dare un po' di colore al carnevale. Ok, va, Antonio, vai, allora, che io sono curiosissimo. Noi abbiamo il nostro composto che già l'abbiamo fatto riposare per una mezz'oretta, mezz'ora, un'ora in frigo. L'olio che frigge, attenzione alla frittura, non deve essere non troppo, praticamente deve stare sui 160 gradi. Adesso con un termometro, dopo le casalinghe si regolano così ad occhio. Senti Antonio, che olio utilizziamo per questa frittura? Che allora, cosa ci consigli di utilizzare? Olio d'arachidi. Allora, andrebbe anche bene olio d'oliva,
L'olio d'oliva praticamente, come dicevo prima, ha un punto di fumo molto più alto, però l'olio d'oliva adesso è diventato oro. Assolutamente, in tutti i sensi, sia per la qualità che per la reperibilità, ecco, in questo periodo. Anche perché una volta fritto non bisogna mai rifriggere con lo stesso olio, mai. Assolutamente, mai rifriggere con lo stesso olio, un errore che non si deve fare, perché poi le nostre pietanze cambiano di gusto, ci avvelenano. L'olio, la salute va tutelata. Bravo Antonio, che ci ricorda sempre le regole fondamentali in cucina. Andiamo a versare, e una volta si diceva pure le cucchiarole, perché col cucchiaio, questa è la castagnola, però anche altri dolci si possono fare buttati nell'olio così a cucchiarole. Antonio, ascolta, una curiosità, ma il nome castagnola da cosa deriva? Molto probabilmente dalla forma. Forma che è sempre un po' scuretta, perché anche questo deve diventare, il colore è tipo una castagna. Ok, e sia nella forma che nel colore. Anche la forma e nel colore. Già avverto il profumino. L'odore, sì. E l'arancio gli dà un ottimo... Tu hai parlato di liquore, Antonio, ma che liquore possiamo inserire? Si può mettere se vogliamo, se piace, allora il maraschino andrebbe benissimo. Ok. E poi a chi piace la sambuca, l'anice, questi liquori che vanno bene per fare i dolci. Si può mettere pure un rum. Quindi insomma un po' in base ai nostri gusti. A piacere, in base ai gusti, in base anche alla disponibilità che si ha in cucina. Allora, questo devono praticamente cuocere 10 minuti. Quindi insomma il tempo di cottura è un po' lungo, perché devono asciugare l'interno, perché è molto morbido l'impasto. Quindi ovviamente da questo dipende anche la cottura. La cottura, sì. Ci siamo, Antonio? Sì, siamo pronti, eccoli qua. Ecco, adesso capisco qua. Perché si chiamano le castagnole, perché la forma e il colore ricordano la proprio... La forma e il colore ti dà proprio quella delle castagne. Della castagna. Allora, passiamo all'impiatto adesso. Ok. Andiamo così, facciamo, abbiamo detto due tipi. Okay. Facciamo prima questo tradizionale. Ok. Prendiamo la castagnola. Ok. Bagniamo all'Archems. Ah, quindi tuffata nell'Archems. Tuffata all'Archems. Ah, e poi... Ma che meraviglia! E quindi questo praticamente è il metodo tradizionale. Questo è tradizionale. E ricordiamolo, Antonio è lo chef della tradizione. Assolutamente, lui le sa tutte, le conosce tutte. E l'Archems, che è praticamente prodotto... Ecco. Sei una risorsa, Antonio, per queste cose. Adesso andiamo con l'altro, okay. Quello un po' più innovativo. Perché ricordiamolo sempre che l'innovazione è anche importante. A qualche volta provare qualcosa di diverso. E poi è bello, ecco, rivisitare una ricetta tradizionale. Allora, questo facciamo in modo così. Diverso. Facciamo, Jennifer. Allora, mettiamo della cioccolata su. Wow. E ci mettiamo la monperiglia colorata di carnevale. Ok. Perfetto, questo insomma, ecco veramente, qua. Ecco, per trascorrere un carnevale all'insegna della tradizione, dell'innovazione, ma soprattutto del gusto, credo che realizzare una ricetta come questa nelle vostre cucine oggi sia veramente l'ideale per far felici grandi e anche piccini. Ok, Antonio, con questo piatto io noi adesso... abbiniamo sempre un bel passito. Assolutamente, mentre tu lo esponi, io però devo procedere con l'assaggio. Sì, prova tu e dimmi se va bene. Un passito della cantina Tollo. Va troppo bene, Antonio. Va bene? Com'è? Benissimo. Io ho assaggiato questa qui. E attenzione qui. Perché sono ancora un po' calde, Jennifer. Sono buonissime. Poi hanno una consistenza quasi spumosa, proprio... Sì, non è pesante. Assolutamente, vero? Sì. Buonissime, ti faccio i miei complimenti, Antonio. Grazie. Noi salutiamo i nostri telespettatori e ricordiamo loro di continuare a seguirci. Anche domani, Chef in Cucina. Buon appetito. Ciao, buon appetito.